Prova il microfono. Non è attaccato? AP 27 hearts beat. Allora, io l'ho trovato particolarmente interessante perché inquadra i problemi in modo molto reale, visto che in questo periodo girano tantissime fake news sull'immigrazione e i giovani, tra l'altro, sono quelli più colpiti da queste false notizie che vengono diffuse. In questi ultimi anni, e quindi la cultura che noi abbiamo oggi non è più la cultura della solidarietà, dell'uguaglianza, dei diritti, ma è la cultura dell'odio e contro gli immigrati che rubano il lavoro agli italiani. Non ci si rende conto che in realtà penso che molte più scuole debbano fare questo incontro, perché diciamo che molte persone non sono così tanto informate, di conseguenza fare queste cose anche nelle scuole, proprio l'emergency che venga nella scuola a fare un incontro con anche le classi più piccole, che non, come noi quarte non fanno questa cosa, sarebbe utile, diciamo, per mettere a conoscenza tutti di quello che serve comunque. Sia sul piano medico, sia lo specialista Matteo Villa in termini dell'ISPI ci danno un quadro molto più reale della situazione. E sarebbe... Sarebbe veramente utile che in tutte le scuole si facesse un po' di cultura alternativa e si potesse cogliere questo grosso lavoro che Emergency sta facendo. Lo ritengo veramente importante e positivo. Noi siamo stati molto attenti la prima parte, poi c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto un piccolo collasso e siamo svenuti. Però insomma è stato carino. Sì, molto bello. Ho partecipato anche quando avevo gli occhi chiusi, non dormivo, riposavo un pochino le retine perché tutta quella luce, tutto quello schermo grande comunque mi dava fastidio o noia, però molto bello, interessante, sì, sì. Soprattutto quando...